Saluto innanzitutto al tavolo dell'onorevole Flacido, dell'onorevole Andronico, al dottoressa Cantuscato, al dottor Vicino, al sindaco Lombardo, l'ospitiamo nel tavolo di casa. E ti devo dire, ovviamente, tanti onori di casa. Ringrazio quel forum Stefano Gioia perché davvero è l'anima di questa lotta interminabile, ma che prima o poi dovrà terminare in qualche modo, speriamo di noi. Nel modo che la tempo continuano a portare avanti, e per questo è vero che sento che tutti i presenti qui mi devono ringraziare per questo. Andoniette in particolar modo perché ci mette faccia, coraggio e tanta passione. E per me la prima uscita ufficiale da segretario del Partito Democratico di Vicarello dovrei essere anche emozionato. Ma mi sento più che emozionato, rammaricato, perché vengo da un bellissimo tavolo con esponenti di vari partiti, esponenti diciamo di livello di peso politico superiore a me, non trovo un esponente del Partito Democratico regionale. E lo dico non perché è bello parlare sul Partito Democratico regionale, ma lo dico perché ho deciso di iniziare questa sfida perché credo che il mio partito, il partito nella quale io mi riconosco, deve essere cambiato dal interno, deve essere cambiato da chi crede in un Partito Democratico alle giovani diverse. Ed è per questo che ho invitato il Partito Democratico ad essere iscritto. L'ho fatto troppo tardi secondo loro. Va bene, la prossima volta mi fate sapere un po' prima così saremo tutti più presenti. Questo davvero mi fa essere rammaricato, però mi fa comunque credere sempre nel mio partito, che oggi vi rappresento, perché se c'è tanto da cambiare c'è anche qualcosa sulla quale continuare a lavorare in positivo. E oltre a questa breve parentesi, che però volevo perché bisognava esporla, dovevo farlo proprio io, sentivo questo bisogno perché le critiche bisogna prenderle, ma bisogna anche farle appunto da lui. Come diceva Antonietta, il primo passo che abbiamo fatto da nuovo direttivo del PD è stato inviare una lettera del Presidente Marcello Pittella per esporre la nostra posizione, una posizione contraria, nettamente contraria alla riapertura della Camera del Tessere, e siccome l'abbiamo anche incontrato, breve avremo anche una risposta, quindi attendiamo la risposta con preoccupazione. Passo subito al perché siamo qui. L'invito, la giornata, diciamo, il titolo, un imbroglio chiamato Pio Massi. A mio avviso le Pio Massi che possono essere un imbroglio, e su questo c'è chi ha diverse posizioni, dalle mie, dalle nostre, che ci dice che le Pio Massi sono positive, che ci dice che possono essere in un territorio come il nostro negativo. E allora oggi l'ho sempre fatto anche prima, però oggi siccome dovevo anche diciamo un po' l'idea e gli ospiti, mi sono documentato ancora più con più voglia. E a mio avviso le biomasse in un parco nazionale, in un'area protetta, non è che sono un colpo, sono un vero e proprio scempio, un disastro che non possiamo e non possiamo. Non lo dico perché voglio l'applauso, non lo dico perché arriva un ragazzino di 23 anni qui che vuole l'applauso in una platea, lo dico perché in questo tavolo c'è un sindaco che a me può insegnare qualsiasi cosa, con una grandissima esperienza, ma questo è l'esempio che le generazioni della Valle d'Aosta, le diverse generazioni, sono tutte sulla stessa linea. La centrale no, non la vogliamo, e basta, non ci discute, perché per noi è un disastro. No, questo progetto non ci va bene. Come partito faremo di tutto affinché del nostro, non è che possiamo cambiare troppo quello che qualcuno dovrà decidere, faremo di tutto per portare avanti questo progetto. Ma dobbiamo ben capire che le biomasse, perché si parla di biomasse? Prima qualcuno ha citato il finanziamento, incentivi, si è parlato di incentivi verdi. Perché le biomasse? Perché le biomasse rispetto al petrolio, rispetto ai combustibili fossili, sono meno costosi, sono più semplici,
da usare e sono, diciamo, appunto alle grandi imprese multinazionali portano meno costi. E i certificati verdi incentivano le biomasse che sono considerate energie rinnovabili. Però queste energie rinnovabili lasciano moltissimi dubbi, una serie di dubbi. Lasciano una serie di dubbi perché una centrale a biomassa come quella che ci vogliono mettere qui a fianco, dobbiamo vedere se è ecocompatibile in un parco di una cosa. Però è ecocompatibile anche con un nostro parco, questo dobbiamo vedere, non c'è nessuno che ce lo dice. E tutti i dubbi che ci sono su questi impianti termoelettrici alimentati a biomasse, diciamo, ad oggi sono anche leciti e legittimi. Perché? Perché innanzitutto, parlando di certificati verdi, le biomasse, bene, prende un finanziamento, un incentivo europeo, l'Unione Europea incentiva le centrali a biomasse. Facciamo un esempio, mettiamo che dopo un po' di tempo l'Emerald che continua a bruciare, dopo 10 anni, siccome sta per arrivare a prendere questi finanziamenti, come è successo anche in altri casi, perché non dobbiamo andare lontano, trovo nel provincio di Crotone, dove c'è una centrale a biomasse di 40 euro. E non, dopo un po' di tempo, forse invece di biomasse si inizia a bruciare anche altro. Ed è questo il vero problema delle biomasse, perché se non dobbiamo iniziare a bruciare spazzatura, è un fatto del potere, non possiamo sapere. In più vorrei aggiungere, c'è una direttiva, la numero 9662 della Commissione Europea, sulla gestione e qualità dell'aria pubblica. E all'articolo 1 individua tra i suoi obiettivi quello di mantenere la qualità dell'aria ambiente laddove è buona e migliorarla dove già non è buona. Cioè una centrale a biomasse può andare bene come sostituzione di un impianto, ad esempio, ad olio pesante, perché va a migliorare quell'aria. Ma in un parco naturale del Pollino, in cui l'aria è forse l'unica cosa veramente di cui possiamo parlare, perché l'uomo non ci ha messo male, quindi ce ne possiamo guardare a testa alta, non capisco, dato che c'è anche la direttiva della Commissione Europea, non capisco cosa vada a migliorare una centrale. E oltre alle lesioni come convenzionali, occorre porre attenzione anche agli inquinanti meno convenzionali, che si producono con la combustione di biomasse, mi riferisco al formaldeide, al benzene, eccetera, tutti nocivi alla nostra salute. E in presenza di cadmio e mercurio, che ancora non sono stati verificati sperimentalmente, però c'è chi dispone che produce anche questo, continuo a non capire il perché di questo problema. Queste sostanze comportano una persistenza, comportano un biaccumulo lungo la catena alimentare, vanno ad intaccare la catena alimentare, cioè vanno ad intaccare la vita della nostra terra e soprattutto anche il nostro futuro, perché vanno a modificare la catena alimentare. Comportano peggioramenti al suolo, questo è un territorio che dovrebbe basarsi sull'agricoltura. Non capisco ancora perché una centrale a biomasse debba andare in questo territorio che vuole basarsi sull'agricoltura e turismo, che per me sono le uniche forze che possiamo avere, ma non perché dobbiamo diventare chissà cosa, ma perché dobbiamo riuscire a dare un futuro a quelli che saranno i miei figli, a quelli che saranno i miei figli, no? Ed allora, siccome abbiamo tanti esempi nella nostra amata Calabria, siccome la centrale è in Calabria, anche se ad un metro del nostro confine, dobbiamo porre attenzione a quello che succede in Calabria, perché ce lo vogliono portare qui da noi. Ora vorrei entrare un po', sarò altri due minuti, sarò breve, vorrei entrare più nel caso proprio specifico, se abbiamo parlato di campo. Non abbiamo dimenticato una cosa, il parco è stato istituito nel 1993 e poi sono state istituite nel 2007 due zone di protezione speciale, due zone previste dall'Unione Europea, la Pollino Alpi e la Pollino Sottalpi, due zone a protezione speciale, non è di protezione speciale, questa è la protezione speciale della centrale a biomasse. E come ho già detto, la centrale è dentro una delle due APS, meglio dirlo, dentro. È dentro, sì, proprio dentro, è proprio dentro. Noi le sappiamo queste cose, al PD di potenza bisogna dire queste cose. L'abbiamo detto.
prima di ricordare, l'abbiamo detto al presidente della regione, ma si rappresenta più del tipo. Un'altra cosa, giusto per dire, non è affatto vero che prendono i certificati verdi, cioè la cosa inquietante è che la centrale del MEP, siccome importa biomassa probabilmente anche dall'Ucraina, non prende i certificati verdi, perché sono ammessi solo in una certa, cioè hanno diritto solo quando vengono accumulati in un certo raggio d'azione. Quindi la cosa è ancora più inquietante, cioè se sono disposti a sborsare dei soldi per pagare i comuni e per comprare questi comuni, vuol dire che hanno anche altro in mente, perché è un progetto anche dal punto di vista industriale che non si regge su nulla. Siccome Fenno è un po' prosa, quindi taglio io e diamo più spazio poi a qualche intervento popolare. Io volevo, oltre alla situazione che tutti sappiamo, volevo riportare un esempio invece, quello che penso che la mia generazione deve seguire, un esempio di politica giusto. E l'esempio si chiama Vincenzo Sangonata, che è il sindaco di Rotondella, che ha detto no ad 1 milione di euro, non a 100.000 euro come milione di via noi, ad 1 milione di euro di compensazione per il nucleare, perché vuole, a 3 milioni di euro, vuole guadagnarlo insieme agli agricoltori di Rotondella, insieme alle agricoltori di Rotondella e tutti gli altri provati. Questo è un esempio che io vorrei continuare a portare avanti, che spero che la mia generazione capirà che sono questi gli esempi e non le prepotenze contro i cittadini. Sono questi gli esempi che porteremo anche più di potenza, per quello che possiamo, se noi siamo in piccolo circolo di territorio. Però sono questi gli esempi che ci piacciono, continueremo a dire no, continueremo a dire no, non perché vogliamo l'applauso, non perché la situazione migliorerebbe questa, continueremo a dire no, perché se migliorerebbe la situazione è questa, perché c'è chi non lo vogliamo fare. Diremo no alle compensazioni, perché le compensazioni, se ci sono, vuol dire che qualcosa c'è, perché se è tutto legale c'è, vuol dire che io non posso fare il soldi, una multinazionale non mi viene a pagare se è tutto bello di me. Dico, poi ne parliamo in sezione. Diremo no a queste compensazioni, a tutto ciò, diremo sì invece ai cittadini, agli iscritti del Partito Democratico e non solo, perché la politica e il partito, qualsiasi sia, deve stare insieme ai cittadini, mentre i cittadini e dall'altro dei cittadini. E soprattutto abbiamo fiducia nella giustizia, perché anche se la giustizia italiana è assagliata, abbiamo un altro esempio che possiamo avere fiducia, perché un grande sponsor della centrale del Mercure, l'ex governatore della Calabria Soldati, è scritto una condanna di 6 anni. Siccome confidiamo nella giustizia, vorrei chiudere con due parole di Luigi Einaudi, che è un padre fondatore della Repubblica Italiana, secondo progetto della Repubblica Italiana, che diceva: giustizia non esiste dove non viene libertà. La grande sfortuna dell'ere, perché qui ci sono persone libere che continueranno a vivere. Grazie.